Cari amici e cari amiche, siamo qua nuovamente per un appuntamento con i tarocchi. E gli appuntamenti non saranno più settimanali, ma mensili. Questo perché? questo perché voglio dare più spazio anche alle altre rubriche presenti su questo canale e di non incentrare tutto sui tarocchi, eh, sulla lettura principalmente dei tarocchi, ma di continuare anche no, quello che è il nostro studio dei tarocchi. Quindi farò eh, per voi le carte interattive mensili. Le carte interattive mensili. Quindi andremo a leggere queste carte. Visto che le abbiamo fatte fino al 2 d'agosto, dal 2 d'agosto in poi, quindi consideriamo tutto il mese d'agosto. Poi successivamente faremo anche il mese di settembre, quando arriveremo alla fine di questo mese. Bene, iniziamo e la sigla che abbia inizio la sigla. Cari amici e cari amiche, iniziamo quindi a preparare i tarocchi che come sempre vedranno abbinate, vedranno abbinate le pietre. Abbiamo la verde, l'azzurra e la nera. E faremo dei gruppetti di tre come sempre ho fatto ultimamente e voi dovrete scegliere la pietra a cui ho binato il gruppo di mazzetti. Tiriamo fuori il mazzo di tarocchi marsigliesi. Andiamo a prendere gli arcani

20 21 e 22. Allora. Poi li mescoliamo, andiamo a creare il ca il famoso caos. Io vado vale a mescolare così le carte. Ecco qua. Successivamente le andrò a tagliare con la mano sinistra e facciamo dei piccoli gruppetti di 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ecco qua, posizioniamo le, i gruppetti con i minerali. Con, i, con le nostre pietre e andiamo quindi ad iniziare con la lettura scegliete la pietra mi raccomando seguite il vostro istinto il vostro guida se lo avete la verde la blu e la nera iniziamo con la lettura grazie iniziamo eh, la lettura con chi ha scelto la pietra verde andiamo quindi avanti abbiamo come prima carta la torre come seconda abbiamo l'appeso al contrario e come terza carta abbiamo la morte al negativo quindi abbiamo una situazione di cambiamento di cambiamento non necessariamente in negativo però attualmente si tratta comunque di un qualcosa che vi sconvolgerà la vita può essere preso in negativo o in positivo questo dipende da voi le carte parlano vi ricordo dal 3 di agosto in poi per tutto il mese di agosto dal 3 di agosto poi abbiamo il 13 il 13 e il 12 quindi abbiamo due carte negative successivamente quindi eh, diciamo così questa svolta va al negativo svolge al negativo questo sconvolgimento dovrete riconsiderare Dovrete riconsiderare la vostra vita, che in questo momento sta super... ha subito un cambiamento repentino, improvviso, inatteso, e la state vedendo da una prospettiva negativa, ciò che vi è successo. Arriviamo poi alla fine del mese, che abbiamo la morte al contrario, quindi questa situazione vista da, da questa prospettiva sbagliata vi ha procurato una morte eh, in tutti i sensi cioè non vi riesce di risolvere questa situazione vi ha completamente bloccati quindi è una situazione eh, diciamo di blocco quindi avete un blocco che non vi fa andare avanti dovuto da questa da questa situazione che vi è arrivata fra capo e collo. Che poteva essere anche positiva, però l'avete vista da una prospettiva negativa. E questa situazione vi ha come si dice, vi ha, vi ha mortificato. Proprio la morte, al contrario viene vista una morte non una morte che prevede anche una rinascita, ma una morte. Mm, nel vero senso della parola del termine che si intende solitamente quindi io vi consiglio di rivedere questa questa metà del mese mm, questo, questo sarà l'incirca 15 d'agosto di rivedere questa prospettiva di questa cosa che vi è capitata e di cogliere la, gli aspetti positivi da questo accadimento se no eh, questa cosa vi mortificherà molto queste sono le carte per chi ha scelto la pietra verde andiamo avanti con la lettura per chi ha scelto la pietra azzurra la pietra azzurra e abbiamo come inizio una luna negativo una fortuna al negativo. E però abbiamo alla fine una temperanza. Quindi abbiamo l'inizio di agosto. Dove ancora siete offuscati. Non avete bene in mente cosa dovete fare. Ci sono degli ostacoli che ancora non vi fanno progredire. Durante metà agosto avete una situazione di cambiamento però a vostro sfavore però verso la fine del mese di agosto riuscirete a cambiare questa situazione a vostro sfavore a vostro favore grazie al vostro alla vostra rettitudine alla vostra costanza cambierete il risultato dato da questa sfortuna questa è una fortuna al contrario una sfortuna Volgerete a vostro favore quello che vi è successo e ritroverete in voi stessi la forza per andare avanti. Quindi è una situazione dove ritrovate la vostra equilibratura, la vostra centratura partendo da una carta dove metteva in oscurità dei vostri delle vostre diciamo così dei vostri lati negativi non li faceva saltare fuori quelli positivi diciamo quindi eh, vi metteva in cattiva luce e vi portava sfortuna vi attirava sfortuna questa situazione però come vi ho detto alla fine ritorniamo con la carta numero 14 quindi saliamo da 10, da una situazione crescente, quindi da 18 al negativo abbiamo un 10 di crescente, crescente ritorniamo a un 14. Ecco, lo metto un po' più al centro, ecco, la temperanza è la carta positiva per voi, ricordatelo, per chi ha scelto la pietra azzurra per il mese di agosto. Grazie. Arriviamo quindi, cari amici e cari amiche, all'ultima parte di questa lettura interattiva del mese di agosto con la pietra nera. Per chi avesse scelto quest questa pietra, ecco quale carte. Abbiamo l'imperatore. Abbiamo poi il giudizio e abbiamo l'imperatrice eh, al contrario, quindi abbiamo una situazione inizialmente positiva dettata da una centratura vostra, eh, soprattutto in ambito finanziario, in ambito lavorativo, cioè siete molto mh, costanti nelle vostre scelte di lavoro. Vi siete risvegliati da quella che era una situazione magari negativa, però state attenti ai progetti che avete in mente di fare dalla metà di agosto in poi. Dovete rivedere questi progetti che, che vi possono portare sfortuna perché eh, vi siete si risvegliati da questa situazione magari dove vedevate. Mh, dove vedevate come importante la materia vi siete risvegliati scoprendo anche altre cose oltre la materia che è quella che più vi attira che vi affascina perché ha scelto la pietra nera dovete però eh, continuare con i vostri progetti le vostre idee ma rivederle rivederle perché eh, l'imperatrice è colei ecco che getta l'idea, ma ha bisogno dell'imperatore, quindi le vostre idee devono avere sempre comunque una base ben solida per poter essere realizzate. Quindi dovete fare un passo indietro, rivalutare questa situazione che vi ha svegliati da questa situazione dove eravate molto materialisti però questo materialismo al tempo stesso vi dava una regola vi dava una regola per progettare delle vostre per rendere realizzabili i vostri progetti mentre invece con questa carta negativa i vostri progetti sembrano molto irrealizzabili perché questo risveglio in qualche modo ha svegliato anche una parte negativa di voi che dovete ancora assimilare, dovete ancora ben chiarire con voi stessi. Vi ricordo che i tarocchi sono un consiglio su come agire nella vita. I tarocchi non sono fissi, dipendono sempre anche dalle vostre scelte di vita e fate. Quindi, i miei tarocchi sono sempre un consiglio su come agire nelle, vo nelle vostre vite, non c'è nulla. Che sia scritto in parte, ma abbiamo la facoltà di poter scegliere il libero arbitrio se ci credete o meno. Questo non è importante. È importante sapere agire in maniera obiettiva e questo è l'imperatore ciò che vi indica: di agire in maniera obiettiva, essere più razionali, anche se questo risveglio vi ha fatto scoprire in voi anche degli aspetti emotivi che voi non consideravate, ecco, non vi fate prendere troppo dalla emotività, se no rischierete di portare avanti dei progetti senza basi, solide. Bene, con questo sono finite le letture interattive del mese di agosto e arriviamo alle conclusioni. Grazie. Bene Cari amici e cari amiche, abbiamo concluso questi tarocchi interattivi. Dove abbiamo visto che ci saranno delle situazioni negative, ma queste situazioni negative eh, fanno parte della nostra vita, le dobbiamo eh, saper superare e cogliere il meglio di queste situazioni. Che vi ripeto. Sono una prova da superare per farci maturare, sono situazioni che non dobbiamo, non ci devono far incupire, ma devono far accrescere il nostro bagaglio. Siamo qui per vivere questa esperienza al meglio e non ci dobbiamo aff far affliggere dai problemi. Questo è un consiglio che vi do. Quindi i tarocchi li dovete prendere eh, non come una sentenza che sono quelli e quelli devono essere, ma li dovete prendere come un'indicazione su come dovete agire. Io vi posso dare un aiuto su come potete fare, però la vita è la vostra e dovete anche imparare ad ascoltare più che essere sempre a criticare. Questo parla in senso generale perché noi verso la cartomanzia e, e diciamo tutto quello che è spirituale abbiamo un approccio più materiale, cioè deve essere così perché io ho chiesto così e deve essere così. Invece dobbiamo abbandonare l'ego e essere più umili e rendere grazie ogni giorno per la vita che ci è stata donata, solo per questo. Quindi vedrete che le situazioni andranno sempre migliorando quando con umiltà iniziamo ad accettare sì quello che ci arriva e prendere sempre la parte migliore da queste situazioni. Ecco, questo è il consiglio che vi voglio dare per superare questo mese che ho visto che in percentuale vi è molta parte negativa, ma la parte negativa, come vi ho detto, serve per evolverci bene quindi come sempre vi invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuto questo video di iscrivervi al canale di cliccare la campanella per ricevere sempre gli aggiornamenti di questo canale Exulux questo canale vi offre anche la possibilità di interagire con me ed altre persone a cui piace questo argomento e non solo tramite il link al nostro gruppo e alla nostra pagina facebook poi c'è la parte paranormale a chi interessa dove parlerò eh, di quelle che sono eh, diciamo così le tecniche che si utilizzano per fare ricerca e quant'altro anche quello lo troverete in descrizione insieme agli altri link bene con questo è tutto spero che questo video vi sia piaciuto al prossimo video ai prossimi video di questa rubrica non che parla non solo di tarocchi e a presto un caro saluto dal vostro amico giacomo namaskar grazie